Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati nel canale Team Tortuga. Oggi nuovo video, nuovo contenuto. Di che cosa parliamo? Di lui. Parliamo di Eagle, nuovo entry level di casa Lawrence. Ve l'abbiamo già presentato con un video al lago di Bolsena, dove c'è stato un raduno di tutti gli ambassador l'anno scorso. Oggi andiamo finalmente a vederlo nel dettaglio e a capire quali sono le differenze di questo nuovo entry level. Prodotto sicuramente migliorativo, adesso andiamo a vedere quali sono i gap che sono stati colmati rispetto alle precedenti gamme di strumentazioni entry level che erano presenti nel mercato. Togliamo l'involucro esterno, troviamo la classica confezione Lawrence, ormai lo sapete, tutto la confezione è praticamente tutta in cartone per l'impatto ambientale, ma questo ormai siete già abituati, Lawrence lo fa già da un pezzo su tutta la gamma dei propri strumenti. Nella scatola, oltre a trovare il nostro ecoscandaglio, che poi andremo a vedere nel dettaglio, troviamo come sempre il trasduttore, in base al trasduttore che noi abbiamo scelto, connettori vari da alimentazione, staffa di fissaggio e le solite bustine con tutte le viterie, knob, porta fusibile, tutto quello che serve insomma per fare l'installazione sulla nostra imbarcazione. Strumentino che vi viene fornito dalla versione 4 pollici, 5 pollici, 7 e 9 pollici, ovviamente con possibilità di installarlo su staffa esterna, avete la solita staffa Lawrence con l'uscita dei cavi, oppure come vedete qua abbiamo la possibilità anche di incassarlo direttamente su console. Da subito notiamo che la tastiera comprende più o meno i soliti tasti a cui siamo abituati, per cui le pagine, marcatore waypoint, uscita e conferma, i tasti di zoom, accensione, menu e la track per spostarci poi sul monitor. Intuiamo subito che i tasti sono molto pronunciati, per cui molto ma molto comodi da utilizzare. Per quanto riguarda lo schermo, è un IPS, per cui avete una visibilità e un angolo di visuale veramente eccezionale, nitido anche in condizioni di luce particolare. La prima novità è quella dello slot della cartografia, si trova a lato, supporta tutte le cartografie CMAP, ovviamente quelle dedicate a questa gamma, e ci serve ovviamente per poi andare a salvare tutti i nostri dati e per eseguire le scansioni quando andiamo ad effettuare la Genesis Live. Altra grandissima novità di questo strumento sono le connessioni Twist Look, o meglio, mi spiego, avete un connettore nel quale si inserisce un fermo, c'è una linea che praticamente dovete tenere allineata tra il connettore e il fermo. Andiamo ad inserire il nostro connettore, giriamo la farfalla e la connessione è ferma, non si muove più. Questo è sicuramente una gran novità perché permette di avere sempre delle connessioni molto salde. Ovviamente questo tipo di connessione lo trovate sia nel cavetto d'alimentazione sia nel cavetto per il trasduttore. Ma adesso andiamo a parlare dei trasduttori, strumento che ovviamente supporta le classiche frequenze 50-200 ed 83-200 in CIRP a cui già siamo abituati. Ma una sicuramente delle grandissime novità è il nuovo trasduttore triple shot. Questo trasduttore ha una forma nuova, ovviamente molto idrodinamica per contrastare la resistenza dell'acqua, è leggermente più piccolo e compatto, ma offre realmente delle grandi prestazioni. Lavora su frequenze di 455 kHz ed 800 kHz. Profondità massima dichiarata dalla casa con trasduttore 200 kHz è di circa 150 metri, per quanto riguarda invece l'apertura side di circa 180 metri. Questo è uno strumentino di fascia entry level molto molto furbo. Per chi acquista la triple shot avrà accesso alle frequenze classiche sonar, avrete anche la visione down e side per le strutture. Compatibilità delle cartografie è con CMAP Discover, la quale, come già accennato prima, vi dà la possibilità di creare anche le vostre batimetrie personalizzate tramite la scansione Genesis Live.
Ma le novità, amici, non finiscono qua perché proprio in questi giorni sta per uscire anche Eagle Air, ve lo anticipo già, per cui ci sarà un nuovo traduttore che oltre alle frequenze classiche, alla visione down e side, avrà anche due visuali dell'Active Target 2, la down e la forward. Vi lascio già immaginare che razza di prodottino Loran sta lanciando nel mercato. Ma adesso restiamo sul nostro Eagle e proviamo ad accenderlo e ad andare a vedere un po' come si presenta a livello di desktop. Una volta settato lo strumento, ora farete fatica a vederlo, però spero riusciate un attimino a visualizzare le icone. Troviamo la classica pagina, molto intuitiva e facile da utilizzare, per cui abbiamo la cartografia, sonar, le varie visuali delle strutture, side e scan, le pagine combo. Sopra avete la solita rotellina delle impostazioni, waypoint e rotte, le informazioni che vi fornisce la cartografia, sumaré e quant'altro, e i file per gestire la vostra scheda SD. Come avrete capito, Lawrence sta lavorando per darvi, nonostante le varie fasce di mercato sulla strumentazione, più tecnologie possibili per avere più informazioni possibili durante le vostre battute di pesca. E allora, amici, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo di attivare sempre la campanella per restare aggiornati sui video futuri. Iscrivetevi al nostro canale che ci fa sempre un immenso piacere. Un salutone a tutti e dalla Mate i like!